Siamo ritrovati in questa struttura che ha anche un po' un valore simbolico, officina grandi riparazioni, quindi officina intanto perché sarà anche l'impostazione metodologica dei lavori che si svolgeranno in queste tre giornate, due a Torino e poi una a Cuneo. OGR, ho avuto sempre un po' di perplessità su questa sigla perché non riuscivo a ricordarmi bene che cosa volesse dire questo acronimo. Allora ho cominciato a navigare nella mia memoria e allora mi veniva una prima cosa, era Officine Grande Rabbia. Viene facile anche fare il collegamento con le grandi riparazioni, nel senso che probabilmente dobbiamo anche lavorare in situazioni dove ci sono da fare delle grandi riparazioni rispetto al problema della salute e della promozione del benessere. È un tempo in cui la lamentela, l'indignazione non è sufficiente, c'è bisogno di una rabbia dolce, di una rivoluzione dolce, di un piccolo rinascimento, di una rinascita, e il teatro parla di questo, perché parla ai cuori degli uomini, perché quando si fa teatro non ci sono più differenze di categorie, di ruoli, di posizione, ma ci sono le persone con le loro differenze e su queste differenze si lavora, si incontra, si costruisce e si crea. In queste pratiche che ormai sono da quasi 10 anni attive in Piemonte, sono coinvolti soggetti fra di loro molto diversi. Questo stesso convegno è un atto di resistenza culturale, ma anche l'esito di un percorso di relazioni, di volontà, che vedono in questo momento un'opportunità per trasmettere un'esperienza, per fare insieme cambiamento. Siamo all'avanguardia di una dimensione europea che incrocia studi umanistici e scienza, no? Che si pone un po' quel problema di ricucire ciò che è stato separato tanto tempo fa e di scoprire insieme come fare una rigenerazione dell'umano, ognuno attraverso i suoi sguardi disciplinari. L'impegno più forte che io mi sento portare avanti come soggetto, come cittadina, come operatrice, è quello di lavorare per alimentare la pedagogia della fiducia. Per me è fondamentale questo, quindi lavorare sulla fiducia con i ragazzi, con i giovani, con le persone che hanno disagio, oggi ancora di più che non ieri, è una cosa fondamentale per tutti, un impegno etico. L'infermiera crea un rapporto di fiducia con il paziente in modo tale che la relazione col paziente a fasico. Sicuramente la relazione è la prima cosa, la relazione che può stare all'interno di un momento come la stata del cancro, rivolto direttamente alla famiglia e al paziente, certamente se il paziente è assolto, se la relazione è apprezzato, deve capire che è comunque sempre una persona e deve essere da parte di nuovo sentirsi preso in considerazione. Sono senza voce, senza voce! Essere qui per parlare del teatro sociale di comunità. Io sono qui a parlare del teatro, cioè del vero teatro, dell'unico teatro, di un modello teatrale che si è perso nel tempo. Noi siamo abituati a pensare al teatro come a quello che si vede nel teatro stabile. Allora, quello non è il teatro, è una parentesi che nasce a un certo punto. La sua parabola discendente da molto tempo, perché se non capiamo questa cosa, se non rovesciamo la prospettiva, questo sarà sempre un teatro minore. Non è un teatro minore, è il teatro. Parlare del welfare oggi è complicato, perché sembra una cosa che stiamo perdendo. Cosa vuol dire che il welfare può essere
un investimento sociale che vale la pena che venga fatta dal pubblico e anche con denaro pubblico se necessario, ma aggiungo che deve essere un investimento fatto anche dai cittadini. Sottrarre gli individui all'alea del bisogno fa star bene gli individui, ma fa star bene anche le comunità. Questo è il welfare dell'investimento sociale. È il welfare che investe, di solito si dice, nelle capacità degli individui. A me tocca un compito strano, perché in verità mi tocca mettere in scena non dei corpi sofferenti o vivaci e sorridenti o comunità collaboranti, ma entità astratte che sono le politiche, le istituzioni, eccetera. Gli esempi classici sono: la gente ha bisogno di muoversi, per il bisogno di muoversi ci sono le politiche dei trasporti, da queste politiche dipendono quante veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 circolano per la strada. Se ce ne tanti veicoli scassati, c'è un sacco di polveri sottili che noi respiriamo e quindi ci sono molti più infarti che arrivano all'ospedale, al pronto soccorso. Influisce sull'individuo, e se vogliamo dirla in maniera gandhiana, la trasformazione dell'individuo influisce sulla comunità. Noi non possiamo parlare, secondo me, d'altro che di questo, di cura. La guarigione è un processo che noi possiamo interpretare come tale, ma a volte saltiamo delle vite o strappiamo delle vite alla morte che fanno poi una fine miseranda di cui loro stessi si compiangono, per esempio Wendy. E altre volte ci sono persone che muoiono magari precocemente con grande serenità e, diciamo, in totale coerenza con un progetto di vita. Non è detto che tutte le iniziative culturali abbiano un impatto economico significativo, e quando non ce l'hanno sono guai a questo punto, se il terreno di verifica è quello lì. Le iniziative culturali, le istituzioni culturali hanno altri obiettivi prioritari. Poi siamo tutti contenti, soprattutto l'economia, lavoro, posti di lavoro, però, come dire, non è la prima missione della cultura, non è quella di avere un forte impatto economico sul territorio. E attenzione, la nostra conoscenza scientifica ha messo da parte l'arte, perché e anche svilito gli artisti. Gli artisti la espulsi dal novero dei filosofi, degli intellettuali, dei produttori di cultura. Ne ha fatti dei clown, delle persone che fanno divertire, che sono su un livello appunto non di conoscenza vera. Noi oggi invece siamo nelle condizioni di ricostruire una conoscenza vera che diventa conoscenza scientifica, conoscenza artistica, conoscenza di tipo culturale, cioè le varie forme di conoscenza che hanno la stessa dignità. Ognuno vede lo stesso oggetto dal suo punto di vista, ma qui la novità
queste conoscenze si parlano. Io oggi vi porto un saluto non di circostanza dell'amministrazione comunale. Un saluto e un augurio di buon lavoro e di proficuo lavoro in questa che è una tappa di un percorso che so essere lungo, ma lungo e importante. Sicuramente c'è una soddisfazione a essere in qualche modo partecipi di un'iniziativa come questa, che è un po' forse innovativa, no? Per quelle che sono un po' i nostri standard, ma che sicuramente fa intravedere delle potenzialità importanti. Cioè, noi abbiamo un incremento di nuove epidemie che si chiamano obesità, che si chiamano uso di sostanze, che si chiamano depressione e che noi tendiamo a far rimanere distaccate da cose che sono indicatori di salute del pianeta, cioè il pianeta sta male. E non è cosa diversa da noi, perché abbiamo crisi economica globale, abbiamo perdita di fonti necessarie di energia, di piccoli si parla sempre troppo poco, non c'è l'acqua, manca i suoli per l'agricoltura. Come dire, la modernità sta mettendo in luce il suo lato futuro. Fare teatro, così come inteso, diciamo, all'interno di questo forum, è fare un'esperienza di lavoro con altri. Il teatro è sempre plurale, non è mai singolare, è l'unico atto, una bellissima definizione che molti conoscono di Peter Brook, che richiede una relazione, no? Un quadro, un'altra opera si può fare da sola, il teatro non si può fare da soli, si fa sempre con altri. In una dimensione che è una dimensione di pluralità, di risorse, di competenze, di sguardi, di coralità. Quindi i processi creativi teatrali sono processi che implicano necessariamente l'altro. Sono stupito che tu mi parli di mammografia. La moglie di Bernardo, non ho fatto niente con la moglie di Bernardo. Mi diceva che aveva ricevuto una lettera dell'unità sanitaria. Non so che cos'è, ma per festeggiare i suoi 50 anni gli hanno offerto un esame al controllarsi. Quando abbiamo scelto di lasciare la città di Torino e di andare a lavorare dentro un ospedale psichiatrico a Collegno. Lì fra l'altro in quel momento era il direttore Agostino Pirella, che era amico, compagno di avventura di Basaglia, e quindi con lui è stato facile trovare un'intesa, nel senso lui ha detto sì, sono molto contento se voi venite a lavorare qui. Ci ha dato un padiglione che era stato dismesso da poco, un intero edificio, avevamo 4 sale di lavoro, cambio, allestito alle stanze, ovviamente siamo preparati tutti noi, con spazi, biancando, sistemando e pulendo, avevamo stanze da ospitare compagnie, dormivamo e mangiavamo lì, proprio siamo abitato lì per 5 anni. Sono assessore alla cultura e anche assessore al bilancio. Qualcuno dice per fortuna, qualcuno dice purtroppo, perché è poi un po' come essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ma in questo caso, dicevo, prima di essere assessore e amministratore, decisore oppure politico, mi sembra a volte una parola un po' grossa, sono cittadino, ma anche impegnato in questi ultimi 4 anni anche in un'esperienza personale che non ha coinvolto soltanto me, ma circa 80 persone proprio sul teatro. Il teatro civile è un piccolo sputo, una lacrima, una risata, un ghigno che a volte però qua e là sorprende e risveglia qualche spettatore. È un teatro che incarna una prospettiva d'arte etica basata sulla ricerca di una diversa forma. Carcerati, matti, barboni, migranti, drogati, storpi, puttane.
dare voce e ascolto agli esclusi. È la formazione dell'attore che serve a fare un lavoro di autoconoscenza, un lavoro di crescita personale e poi di relazione con l'altro, ma questa è l'arte teatrale, non andiamo a sostituirci assolutamente ai terapeuti, agli psichiatri e quant'altro. Il mio è sempre stato lo sguardo di una teatrante, mani in pasta nell'umano, perché questo è il materiale di chi fa teatro. Una ricerca basata, ispirata, condizionata dalle persone vere, vive, coinvolte nel gioco teatrale, quindi attraversate profondamente non solo dal percorso, ma dalla sua riuscita. Con le loro differenze, e su queste differenze si lavora, si incontra, si costruisce e si crea. Fare teatro, così come inteso diciamo all'interno di questo forum, è fare un'esperienza di lavoro con altri. Teatro è sempre plurale. Lei c'è la fiducia con i ragazzi, con i giovani, con le persone che hanno disagio. Oggi un po' di più che non ieri è una cosa fondamentale per tutti, un impegno etico.